Bene, buongiorno, benvenuti. Inauguriamo il Festival Filosofia qui a Carpi, purtroppo in modo amputato perché, come vedete, il professor Vegetti non ha potuto essere con noi a causa di un imprevisto. Non ha potuto essere con noi fisicamente, ma ha voluto esserlo quantomeno spiritualmente. Infatti ha inviato il testo della lezione e sarò io molto indegnamente a leggerla. Quindi piove, il professor Vegetti non c'è e mi dovrete ascoltare più del previsto. Come sempre, diciamo, la sfortuna quando si accanisce lo fa fino in fondo. Non farò la presentazione tradizionale, ma diciamo due parole di introduzione devo comunque dirle. Innanzitutto sul professor Vegetti, che diciamo comunque ha insegnato storia della filosofia antica presso l'Università di Pavia per tanti anni e ha legato il suo nome sul piano scientifico a una serie di studi sul pensiero greco, dove necessariamente l'attenzione filologica per il testo si è legata all'indagine sui fondamenti, diciamo, della nostra cultura e della nostra civiltà. Penso ad esempio a libri come Il coltello e lo stilo del 79 o quello dedicato alla medicina in Platone, che fanno parte di una ricerca sulle origini, diciamo, del sapere medico e scientifico nell'antichità. Oppure all'Etica degli Antichi, che è uscito nell'89, e il più recente Un paradigma in cielo, che invece indagano i modelli, appunto i paradigmi etici e politici della civiltà greca. Essendo queste lezioni rivolte anche agli studenti, insomma vedo molte classi, ricordo anche un testo in particolare del professor Vegetti, che rimane una delle più chiare introduzioni al pensiero di Platone, si intitola 15 lezioni su Platone, naturalmente lo trovate nelle bancarelle. E qui Vegetti scrive che la filosofia platonica, più che lettori, cerca interlocutori che possano essere coinvolti nella riflessione. Questo significa ragionare su Platone, che non ha mai voluto esporre la sua filosofia in modo sistematico, ma ancor più con Platone, cioè dirigere lo sguardo sui problemi che egli stesso si trovò ad affrontare e che sono poi anche i problemi con cui noi ancora oggi ci misuriamo. In questo senso, e introduciamo il dialogo di cui parliamo oggi, il Fedro ha rappresentato una delle fonti più ricche di stimoli per la filosofia successiva, anche per la filosofia contemporanea, e si tratta infatti di un dialogo che riprende in modo originale alcuni motivi fondamentali della ricerca platonica, declinandoli in modo originale. La natura dell'eros, l'immortalità dell'anima, il rapporto tra scrittura, oralità e memoria, la disputa fra filosofia e retorica. Al centro di questo prisma, diciamo, tematico, troviamo il mito su cui, adesso lo sentiremo, si sofferma la lezione di Vegetti, uno dei più celebri di Platone, ossia quello del carro alato, che il personaggio di Socrate introduce per illustrare la teoria della reminiscenza, e vedremo di cosa si tratta, e che però diffonde un modello psicologico conflittuale basato sull'agone fra tensioni, pulsioni divergenti, che avrà una grandissima fortuna nella nostra cultura. Per cui vado adesso a leggere il testo. Ci si può chiedere quale rapporto intercorra fra il tema generale di questo festival, l'agonismo, e un dialogo platonico come il Fedro, in particolare con la concezione dell'anima che vi viene esposta. È lo stesso Platone a rispondere alla domanda. La nostra anima affronta, in un momento cruciale della sua esistenza terrena, un agon eschaton, un agone supremo, una prova decisiva. E l'aspetto più importante di questo agone è che esso non vede l'anima contrapposta a un ostacolo esterno e che si tratta invece di un conflitto interno all'anima stessa. Nella narrazione allegorica del Fedro, una sorta di romanzo dell'anima, questa prova suprema viene affrontata una sola volta ed essa decide delle ulteriori sorti della nostra vita. Ma fuori dall'allegoria non è difficile comprendere come l'agone dell'anima ci sfidi ogni volta che dobbiamo prendere una decisione importante. Scegliere la rotta che vogliamo percorrere, tracciare il profilo della nostra personalità
e la posta in palio è quella felicità interiore che premia i vincitori dell'agone. Il senso di tutto questo emerge progressivamente nello sviluppo del dialogo, che costituisce senza dubbio uno dei più alti risultati sia letterari sia filosofici raggiunti da Platone. Il tema iniziale nel Fedro è una discussione sulla retorica fra Socrate e il suo giovane amico, Fedro, appassionato dei bei discorsi, durante una passeggiata nella campagna ateniese. Fedro sottopone a Socrate come modello di eleganza retorica un discorso scritto dall'oratore Lisia, ma Socrate lo critica, contrapponendogli due altri discorsi da lui improvvisati, di qualità senza dubbio migliore. Poiché il tema dei tre discorsi sono i rapporti amorosi, ecco che l'amore, Eros, prende ora il centro del dialogo, e con esso appunto il romanzo dell'anima, perché come vedremo la tensione erotica è una forza dominante nella nostra psiche. In seguito, il dialogo tornerà a delineare un modello di buona retorica, quella capace di orientare le nostre anime verso una condotta giusta, armoniosa e premiata dalla felicità. Alla fine, Socrate sosterrà il primato della parola parlata, che consente una comunicazione viva fra le anime degli interlocutori, rispetto alla scrittura, vista come un deposito inerte e ripetitivo di conoscenze recepite passivamente. Proprio all'inizio del dialogo, Socrate ribadisce quella che per lui è un'ovvietà. Il sapere primo e più importante consiste nel conoscere se stessi, nel venire in chiaro circa la propria reale identità. Conosci te stesso era in effetti un antico motto sapienziale che pare fosse scritto sul portale del Tempio di Apollo a Delfi. In questo contesto arcaico, il motto significava soprattutto «sii consapevole dei tuoi limiti». Non essere arrogante verso gli altri uomini e gli dèi. Riprendendolo, Socrate gli aveva conferito un nuovo significato. Occorre esplorare la propria coscienza morale, la propria interiorità psichica, comprendere quali forze si agitano dentro di noi e determinano la nostra condotta pubblica e privata. Nel Fedro, però, questa ricerca di sé, introdotta in modo apparentemente casuale, assume subito un profilo nuovo. Si apre a inquietanti immagini metaforiche. Che cosa racchiudo davvero in me, nella profondità della mia psiche, si chiede Socrate. Un animale mansueto e innocuo, con qualche traccia divina in lui, oppure una fiera aggressiva e violenta? In questo modo, Socrate inaugura una serie di visioni metaforiche del bestiario dell'anima, che emergeranno con forza sia nel Fedro, sia nella Repubblica. Ma come vedremo subito, altrettanto inquietante la risposta che viene data a questa domanda. In realtà non si tratta di un'alternativa. Nell'interiorità di Socrate e di qualsiasi altro individuo umano, le due forme animali, quella mite e quella violenta, convivono e si confrontano. Procedendo nella sua indagine, Socrate giunge infatti a una rappresentazione della struttura della nostra anima mediante un'immagine complessa e, al dire il vero, alquanto surrealista. La psiche di ogni uomo va pensata come se fosse un carro dotato di ali, guidato da un'auriga e trainato da due cavalli, l'uno dei quali è bianco e buono, l'altro nero e ribelle. Tra queste tre creature si instaura un difficile gioco di alleanze e conflitti. Nel romanzo dell'anima narrata nel Fedro, il carro alato con il suo equipaggio deve compiere il grande viaggio allegorico che lo condurrà dal basso, la terra, dove sono radicati i corpi e i loro piaceri, verso l'alto del cielo, dove abitano gli dèi e dove si estende la pianura della verità. Qui sono finalmente visibili, in tutto il loro splendore, le pure idee della bellezza, della giustizia, della conoscenza. Ma è proprio qui che si gioca l'agone supremo dell'anima. Agli sforzi dell'auriga di condurre il carro verso il cielo, si oppone la resistenza violenta del cavallo nero, che cerca di trascinarlo verso il basso terreno. Il cavallo bianco tende ad assecondare l'auriga, ma anche la sua resistenza rischia di venire piegata dall'altro animale. Qualche anima, il cui auriga ha ben addestrato i suoi cavalli, riesce a raggiungere il corteo degli dèi e a contemplare la pianura della verità. Essa non rischia più la ricaduta terrestre. Altre riescono appena a scorgere il suo spettacolo prima di venire nuovamente trascinate in basso.
altre ancora, infine, non pervengono neppure a una visione fuggitiva e ricadono in terra, dove sono ormai impegnate in un altro agone, violento e brutale, per la conquista dei beni e dei piaceri corporei. A questi esiti diversi del grande viaggio dell'anima corrisponde l'acquisizione di diverse forme di vita. Chi ha contemplato la verità sarà filosofo o re legittimo e buon capo. Chi ne ha avuto una visione parziale sarà politico, medico, poeta o artigiano. Chi invece non ne ha avuto alcuna percezione vivrà nella condizione infima di sofista, demagogo, tiranno. Si tratta naturalmente di figure metaforiche. Chi segue la conoscenza e la virtù avrà un carattere pensoso e autorevole, anche senza essere davvero filosofo o re. E allo stesso modo, chi è travolto dalle pulsioni del desiderio avrà un carattere prepotente e arrogante, anche se non esercita effettivamente la demagogia e la tirannide. Per comprendere il senso di questa grandiosa allegoria, dobbiamo lasciare provvisoriamente il Fedro e tornare alla Repubblica, dove Platone delinea la sua concezione dell'anima nel linguaggio della teoria e non in quello del mito. L'analisi psicologica che Platone aveva svolto nel libro 4 della Repubblica era basata sull'osservazione della conflittualità che attraversa ogni atto della nostra vita psichica, che condiziona ogni nostra decisione nell'esistenza quotidiana. Agisce dunque nella nostra anima un principio di razionalità che è in grado di comprendere e perseguire i fini e le condotte che assicurano una vita buona e armoniosa, la salute psichica del soggetto nel suo insieme. Il principio razionale desidera la conoscenza e la giustizia, dunque una vita intellettualmente ricca e moralmente equilibrata nelle relazioni con sé e con gli altri. Questo elemento razionale corrisponde all'auriga dell'allegoria del Fedro. Ma l'esperienza ci mostra che questo principio non è il solo a determinare i nostri comportamenti, le nostre decisioni. Adesso si oppone la sfera dell'irrazionalità, che a sua volta, secondo Platone, si scinde in due principi molto diversi fra loro. Il primo è il principio collerico e aggressivo di autoaffermazione, che corrisponde al cavallo bianco del Fedro. Questo principio rappresenta la componente coraggiosa, combattiva, selvaggia della nostra personalità. I suoi desideri consistono nell'ambizione di vittoria, onore e prestigio, potere. Sono desideri certo irrazionali, che tuttavia si rappresentano sulla scena dei rapporti sociali e sono quindi suscettibili di una conversione verso l'orizzonte di una società giusta, che assicuri un riconoscimento allo spirito competitivo, al valore guerriero, se essi si pongono al servizio della razionalità. Il secondo principio della sfera irrazionale, infine, è quello della bramosia, dei desideri di piaceri corporei, il cibo, il vino, il sesso, e delle ricchezze necessarie per la loro soddisfazione. Questi desideri sono strettamente individuali, non richiedono rapporti sociali e anzi tendono a disgregare la trama di questi rapporti, isolando il soggetto nell'insaziabile tentativo di soddisfare le sue brame. Compito della ragione è di tenere sotto controllo questo principio, che corrisponde al cavallo nero del Fedro, educandolo e, se necessario, costringendolo a seguirla. Ogni nostro atto, anche il profilo complessivo della nostra vita, dipendono dalla soluzione del conflitto fra queste tre parti o principi della psiche, cioè dai rapporti di forza che si instaurano fra di loro. La ragione cercherà di indirizzare l'intera vita del soggetto verso l'acquisizione del sapere, il perseguimento del bene e della giustizia fra gli uomini. Ad essa si opporrà il principio desiderante, che preme per l'insaziabile ricchezza dei piaceri, ricerca dei piaceri e della ricchezza. Ma anche qui la ragione può trovare la forza psichica necessaria per realizzare il suo progetto di vita, alleandosi con il desiderio di onore e di successo che è proprio del terzo principio. Esso andrà convinto che il prestigio individuale può venir conseguito rinunciando all'aggressività collerica nel dedicare la vita a scopi nobili e collaborativi anziché alla competizione violenta con gli altri. Anche nella Repubblica, nel libro IX, Platone offre una versione inquietante del suo bestiario dell'anima per illustrare la situazione conflittuale che attraversa la nostra personalità. Chi potesse spingere lo sguardo oltre l'involucro epidermico vedrebbe che ognuno di noi ospita nella propria interiorità tre strane creature.
C'è un mosto dalle molte teste che rispuntano continuamente in punti diversi. C'è un grande leone e c'è infine, inferiore agli altri per forza e dimensioni, un uomo. Si tratta ovviamente dei tre principi psichici. I desideri di piaceri che si rigenerano senza sosta sono raffigurati dal mostro. Il principio aggressivo e ambizioso dal leone, il principio razionale dall'uomo. Queste tre creature sono in lotta perpetua fra loro per assicurarsi il controllo dell'individuo intero. Esso spetterebbe naturalmente all'uomo, ma egli non ha la forza sufficiente per domare i suoi potenti rivali, a meno che non ottenga l'alleanza del leone grazie alla quale il mostro può venire sopraffatto e tenuto a freno. La speranza è che alla fine l'uomo interiore possa rendere gli altri animali amici fra loro e a se stesso. Ma non è certo una speranza di facile realizzazione, vista l'instabilità emotiva del principio leonino e la bramosia inestinguibile del mostro policefalo. Il Fedro conferma con l'immagine del carro e del suo equipaggio la tripartizione dell'anima teorizzata nella Repubblica. L'auriga rappresenta la guida razionale che la ragione può esercitare sulla nostra condotta di vita. Il cavallo bianco è amante dell'onore e della gloria, come il principio ambizioso e aggressivo, ed è disposto a seguire la guida della ragione, ma può lasciarsi a volte trascinare dagli impulsi del cavallo nero. Quest'ultimo è violento e sfrontato nei suoi desideri di piacere corporeo e difficilmente si rassegna a seguire il suo compagno e l'auriga. Nell'insieme, la nostra anima, cioè la nostra personalità, si configura come il terreno dello scontro tra diverse forme di desiderio. Il primo, rivolto al bene, il secondo, alla gloria e alla fama, il terzo, infine, al piacere. Il premio per l'anima in cui prevalgono le parti migliori è un'esistenza felice, armoniosa, accompagnata dalla pace e dalla concordia interiore. Il Fedro non si limita però a rivestire di panni allegorici la teoria della Repubblica. Il suo romanzo dell'anima aggiunge a quella teoria alcuni aspetti di grande importanza, la cui eredità giunge fino a noi. Il primo è implicito nella stessa immagine del carro. L'auriga razionale può guidarlo lungo il giusto percorso dalla terra al cielo, può cioè indicare un profilo alla nostra vita che ci indirizzi verso la conoscenza, la giustizia, la pace interiore e la concordia con gli altri. Ma non può far muovere il carro. Per questo occorre la forza erogata dai due cavalli che gli sono aggiogati. Fuori di metafora, la nostra ragione da sola non può perseguire un giusto percorso di vita, resistendo alle violente spinte pulsionali che provengono dalla parte irrazionale dell'anima e ci spingono a inseguire il successo, l'ambizione di ricchezza e potere, i desideri e i piaceri corporei. Queste pulsioni sono certo in grado di muovere il carro dell'anima, ma c'è il rischio che lo trascinino nella direzione opposta a quella indicata dalla ragione. Occorre dunque che la forza dei due cavalli sia indirizzata nella giusta direzione e posta al servizio dell'auriga. La Repubblica aveva indicato nel leone un possibile alleato della ragione, perché il desiderio di autoaffermazione, di prestigio e di gloria poteva andare oltre l'ambizione strettamente individuale ed essere rivolto verso il bene comune, l'utilità sociale. Ma il mostro policefalo dei desideri e dei piaceri restava un irriducibile nemico della ragione. Questa inesauribile sorgente di energie pulsionali rischiava in ogni momento di trarre dalla sua parte anche l'elemento leonino ambizioso ed aggressivo, o di sopraffare la ragione nonostante il suo sostegno. Fuori di metafora, posso desiderare razionalmente la conoscenza, il bene, la virtù, ma la mia condotta rischia di essere ogni giorno, ogni ora, stravolta dalle spinte pulsionali che mi spingono ad affermare ad ogni costo il mio io, a inseguire successo e ricchezza, e ancor più a perseguire i piaceri del cibo, del vino, del sesso. Nell'allegoria del Fedro, questo è il viaggio verso la terra anziché verso il cielo, che si compie se veniamo sconfitti nel supremo agone affrontato dalla nostra anima. Si situa a questo punto il secondo insegnamento che viene dal Fedro e che è del tutto innovativo rispetto alla teoria sviluppata nella Repubblica. In una parola, occorre far sì che anche l'energia del cavallo nero sia impegnata nel viaggio deciso dall'auriga,
in modo che essa rafforzi e non ostacoli quella erogata dal cavallo bianco. Ma come ottenere questa conversione se la sfera dei desideri era considerata come irrimediabilmente ostile alle scelte della ragione? La salvezza dell'anima esige che si ammansisca il cavallo nero, che si renda docile alla forza del desiderio. E per giungere a questo non c'è altra via se non agire sul desiderio più forte di tutti, quello erotico. Secondo Platone, la parola eros è appunto connessa etimologicamente con rome, forza. Il desiderio erotico è insomma la maggiore sorgente di energie pulsionali che alberghi nella nostra anima. E la bellezza provvede l'impulso a sprigionare queste energie. L'attrazione per la bellezza del corpo della persona amata attraversa l'anima intera e la sconvolge. Nelle anime che hanno avuto una pur fugace visione della pianura della verità, cioè fuori dal linguaggio allegorico, nelle anime che hanno sperimentato lo sforzo della conoscenza e la pratica della virtù, questa bellezza del corpo rinvia ad un'altra e più pura bellezza, quella conosciuta nel viaggio verso il cielo. Ma leggiamo le emozionanti parole di Platone. Dice Platone: chi si è riempito gli occhi delle visioni di un tempo, quando vede un volto di aspetto divino o la forma di qualche corpo, imitazioni riuscite della bellezza, inizialmente rabbrividisce e si insinua dentro di lui lo sgomento di allora. Ma poi, fissando su di lui il suo sguardo, lo venera come un dio, e se non temesse di passare per pazzo, sacrificherebbe al suo amato come a una statua divina e a un dio. Mentre lo guarda, si produce in lui un cambiamento, e dopo i brividi si copre di sudore provando un insolito calore. Il fatto è che ricevendo gli effluvi della bellezza attraverso gli occhi, si scalda nel punto in cui l'ala viene irrorata, facendo così spuntare le ali dell'anima. È questa la follia erotica. Ancora con le parole di Platone. Quella follia, in seguito alla quale, quando si vede la bellezza di quaggiù, ci si ricorda della vera bellezza, si mettono le ali, e così alati, bramosi di volare, con lo sguardo rivolto verso l'alto come un uccello e dimentichi delle cose terrene, si presta il fianco all'accusa di essere folli. Che cosa insegna il vibrante discorso platonico? In primo luogo, che Eros coinvolge l'anima intera, la ragione, la passione, il desiderio, insomma sia l'auriga sia entrambi i cavalli, bianco e nero. Proprio per questo l'amore per il bello può far volare il carro intero, far crescere le ali all'anima, consentirle il volo verso il cielo della conoscenza e della virtù. Ma ciò sarà possibile solo se il desiderio erotico della bellezza dei corpi venga deviato, sublimato, orientato verso la bellezza spirituale. In un dialogo quasi contemporaneo del Fedro, il Simposio, un misterioso personaggio femminile, Diotima, rivelava al giovane Socrate i misteri dell'amore, l'ascesa per la scala della bellezza. Chi dunque compie correttamente questa ascesa passerà dall'eros rivolto alla bellezza di un corpo amato a quello per tutti i corpi che partecipano del tratto della bellezza, poi a quello rivolto alla superiore bellezza delle anime e dei loro prodotti. Comportamenti giusti, buone leggi, conoscenze vere. Questo eros riorientato metterà l'iniziato di fronte allo spettacolo del vasto mare del bello, la cui contemplazione gli ispirerà la generazione di discorsi belli e magnifici, nonché di nobili pensieri filosofici. A questo punto, giunto ormai al culmine della contemplazione delle cose belle, l'iniziato perverrà alla visione istantanea del bello per natura. A questo tipo di uomo toccherebbe di diventare immortale, athanatos, se mai ciò potesse accadere a un uomo e nella misura in cui questo per un uomo è possibile. Un'immortalità, si intende, dovuta alla memoria lasciata alle generazioni future dalle sue opere, dai suoi discorsi, dal suo contributo a una vita migliore per sé e per tutti gli altri uomini, iscritta nel segno della bellezza. È da notare che l'ascesa verso la bellezza descritta nel Simposio non richiede che la visione del corpo bello riattivi il discorso di una visione della bellezza pura conseguita in una fase precedente della vita dell'anima,
come era scritto nel romanzo dell'anima del Fedro. Non c'è qui bisogno di ricorrere al mitologico viaggio verso il cielo del carro alato. Un'anima ben dotata, in grado di risalire con le sue forze, qui ed ora, lungo i gradini della scala della bellezza. E questo è probabilmente anche il senso del mito del Fedro. In questo dialogo c'è però qualcosa di più, e anche di più drammatico. Il viaggio dell'anima verso l'alto, che sia compito del carro alato o sia compiuto dal carro alato o dall'ascesa della scala della bellezza, richiede comunque una fonte energetica, il ricorso a una pulsione di fondo senza le quali neppure la ragione può andare lontano, perché non ha la forza necessaria a orientare nella giusta direzione il nostro io psicosomatico e a contrastare le potenti energie psichiche sprigionate dai desideri di piacere, di ricchezza, di successo. Come abbiamo visto, questa fonte energetica primaria non può che consistere nella forza maggiore di tutte, il desiderio erotico suscitato dalla bellezza del corpo amato. Questo desiderio è tanto potente quanto pericoloso. L'eros può venir messo al servizio dell'anima intera nel suo percorso verso la conoscenza e la giustizia, un percorso che non potrebbe venire compiuto senza il suo apporto. Può insomma venire sublimato, le sue energie psichiche incanalate verso un modo di vita più elevato. Ma questo stesso eros può invece aumentare la forza del cavallo nero e trascinare tutta l'anima verso il basso dei piaceri corporei, inabissandola in una condotta bestiale, dove si impegna in un altro conflitto, quello contro i suoi simili, per contendere loro la soddisfazione dei desideri. Questo è l'agone supremo, in cui si decidono le sorti della nostra anima, il percorso della nostra vita. Non si tratta, va ripetuto, di soffocare passioni e desideri. Sarebbe, dice Platone, come recidere i nervi dell'anima, spegnere la sua fonte energetica. Si tratta invece di orientarli nella giusta direzione, quella indicata dalla ragione, da quella parte della nostra psiche che è in grado di comprendere ciò che è davvero bene per noi. Se dunque, scrive Platone, a vincere sono le parti migliori della ragione, che conducono una vita regolata e alla filosofia, trascorreranno un'esistenza di quaggiù beata e concorde, padroni di sé e armonici, per aver asservito ciò che fa nascere il vizio dell'anima e per aver affrancato ciò che fa nascere la virtù. Occorre però porsi qualche domanda. Che cosa ci permetterà di vincere il difficile agone, di rivolgere il desiderio erotico per la bellezza verso l'alto anziché verso il basso? La domanda è tanto più urgente in quanto, come si è detto, questo agone non ci confronta una sola volta nella nostra vita, ma ogni volta che siamo chiamati a deciderne il corso, a compiere scelte cruciali. Benché il Fedro non lo dica in modo esplicito, governare una forza come quella di Eros, cavalcarne la tigre, è probabilmente un compito troppo difficile per ogni singolo individuo e il rischio di allenarsi nel desiderio per la bellezza di un corpo è troppo elevato. C'è infatti un paradosso nel Fedro. La ragione ha bisogno della forza di Eros, ma dove può trovare la forza per sublimare Eros guidandolo verso la via della bellezza spirituale? Per trovare una soluzione a questo paradosso, occorre forse spostare di nuovo il nostro sguardo verso un altro grande dialogo, la Repubblica. Esso indica la via d'uscita dai dilemmi della mente individuale in direzione della mente collettiva, dell'ambiente sociale e politico entro il quale si colloca il conflitto radicato nell'anima di ognuno. Il principio razionale, che è in ognuno di noi, nonostante la sua debolezza energetica che lo vede facilmente soccombere di fronte alla potenza pulsionale dei desideri e delle passioni, può venire sostenuto dall'esterno. Questo significa che l'educazione pubblica e collettiva che ci orienta verso i valori di giustizia che regolano la vita della comunità può consolidare la guida che la regione cerca di esercitare sull'instabile apparato psichico individuale. Se è molto difficile che qualcuno possa imboccare da solo il percorso verso una vita buona, è anche vero che si vive sempre in una comunità e che la comunità ci può sostenere nel conflitto intrapsichico che dobbiamo ogni giorno affrontare. Scrive Platone: realizzare la giustizia significa istituire fra le parti dell'anima
un rapporto reciproco conforme a natura, di comando e sottomissione. La virtù, dunque, è una sorta di salute, di bellezza, di vigore dell'anima. Il vizio, malattia, bruttezza, debolezza. Dunque, dice ancora il filosofo, le norme condivise intorno a ciò che è moralmente accettabile oppure riprovevole sono sorte su una base di questo genere. Buone sono quelle che sottomettono all'uomo, o forse piuttosto alla sua parte divina, la ragione, le parti ferine della sua natura. Riprovevoli, invece, quelle che rendono la parte socievole asservita a quella selvatica. Ma qui si apre un nuovo problema. Il supporto educativo al principio razionale può essere garantito solo se si vive in una società giusta, ispirata ai valori dell'armonia e della bellezza. Ma se invece ci troviamo a vivere in un ambiente sociale dominato dalla competizione per la ricchezza e il successo, è chiaro che l'ambiente esterno non farà che rafforzare i cavalli dentro di noi, rendendoli sempre più ribelli alla guida dell'auriga razionale. È necessario allora istituire un circolo virtuoso fra individuo e società. A ognuno di noi è richiesto l'impegno politico e morale per la costruzione di una società giusta, quella in cui, secondo Platone, la guida sia affidata ai filosofi, o, per dirla con il linguaggio del Fedro, a quelle anime elevate che si sono avvicinate alla pianura della verità, alla visione della bellezza spirituale. Fuori dal linguaggio del mito, noi diremmo che si tratta di affidare il governo a persone di eccezionale levatura intellettuale e di provata integrità morale, capaci di guidare la società verso il bene comune. Queste persone dovranno poter contare sul consenso dei cittadini, senza doversene guadagnare l'appoggio con i trucchi della retorica demagogica. Un'utopia, certo, necessaria però, secondo Platone, a indicarci la via giusta da percorrere nella nostra vita politica. Dall'altro lato, a questa possibile società giusta viene richiesto uno sforzo di educazione collettiva per rafforzare la guida razionale in ogni individuo che ne fa parte. Se il circolo giunge a saldarsi, allora il principio razionale, sostenuto dall'ambiente educativo e dai suoi valori, può sublimare la forza della pulsione erotica e diventa possibile trasformare anche dall'interno, dell'interiorità dell'anima, la forma di vita personale di ognuno. In questo modo, la vicenda dell'anima individuale narrata nel Fedro e il progetto di utopia politica delineato nella Repubblica giungono a saldarsi, rendendo possibile pensare a una vita individuale e collettiva finalmente liberata dall'asservimento alle forze deteriori che la zavorrano e la sfigurano. Si tratta certamente, dice Platone, di un compito non facile, ma neppure impossibile. La posta in palio, la nostra felicità personale e collettiva, è tale che vale la pena di affrontare la sfida, quell'agone supremo che attende ognuno nei frangenti della sua esistenza personale e sociale. Ma questa sfida, e qui sta il primo insegnamento del magnifico mito del Fedro, non ci vede impegnati contro un avversario esterno, quanto in primo luogo e soprattutto contro noi stessi, cioè contro l'egoismo, l'avidità, l'ambizione, che ci spingono a competere con gli altri per sopraffarli, invece che a collaborare nella ricerca di una vita migliore. Il Fedro ci insegna inoltre che per vincere questa difficile sfida la razionalità è sì necessaria, ma da sola non è sufficiente. Quello che ci occorre è una ragione appassionata, cioè l'unione della lucidità del pensiero razionale con la potenza di un desiderio erotico orientato verso la bellezza della verità e della giustizia. Bisogna saper amare la conoscenza, l'ideale di una società migliore e di una vita più giusta, se vogliamo percorrere la strada che la nostra ragione ci indica. L'amore senza ragione è miope, ma la ragione senza eros è debole. Insieme possono rivolgere il nostro sguardo verso orizzonti di speranza. E qui si conclude la lezione del professor Vegetti.